Cari amici appassionati di qualità, eccoci alla prima ACI Storico Power Stage Classic della stagione. Siamo al termine della Coppa Giulietta e Romeo, la prima gara quindi a Bardolino. Sono 104 le vetture al via per questa prima gara di campionato, divisi come sempre nelle 5 categorie di regolarità classica: RC1, RC2, RC3, RC4 ed RC5, divise per periodo storico. Fucsia, questo è un fucsia, quindi è il miglior tempo in questo split. Ecco, sì, i colori della grafica ci aiutano a leggere le prestazioni. Zero, eccolo qua, incredibile, mezzo centesimo di media dopo due prove. In questa ACI Storico Power Stage Classic che sta diventando by night, guardate by night. Che spettacolo che è questo lago di Garda. Molto scenografica. Ed eccoci, abbiamo terminato quindi quelle che sono le... la Power Stage, ACI Storico Power Stage Classic, e abbiamo avuto un colpo di scena finale con l'ultima vettura che ha scalzato Rapisarda, che era già probabilmente al bar che stava festeggiando per questa vittoria. Allora, com'è andata questa Power Stage? Vi è piaciuta? Fantastica, un'adrenalina alla fine che ti risveglia. Come matti ci siamo divertiti. Ultime tre prove bellissime, divertenti col pubblico. È un'ottima cosa per dare la giusta visibilità alla nostra disciplina. Andiamo ora a vedere velocemente l'ordine di partenza. Guardiamo Umberto i primi 10. Abbiamo ovviamente macchine dalle origini fino al 90. Pronto Alberto Oliverti, poi avremo Mario Passanante con la 508C, Giovanni Moceri con una Aprilia. Insomma, avremo diversi driver tra i più bravi del panorama nazionale. Tanto il semaforo è verde per Bonomi Bonomi con il numero 135, Lancia Aurelia B24S del 1955. Aldo Bonomi ed Eliana Bonomi al via. Aldo Bonomi è il presidente dell'Automobile Club Brescia, nonché organizzatrice e detentrice del marchio della Mille Miglia, che è la gara più famosa per quanto riguarda la regolarità ed è, come l'ha definita Enzo Ferrari, la corsa più bella del mondo. 34 è regolare, 34 centesimi sulla prima, 35, un secondo e 20 di ritardo purtroppo, ma credo che il sole cominci qui. Da fastidio il sole, per questo i tempi non sono bellissimi. Vabbè, non, il sole è indipendente dalla mia capacità, quindi non c'entra niente, la scusa buona è il sole. Ecco. Però vi siete divertiti, vi è piaciuta questa Power Stage Classic? Sì, molto bella, molto interessante e obiettivamente è particolare, molto particolare, quindi speriamo di poterla ripetere anche noi alla Mille Miglia.